Raga, a me viene da ridere. Diciamo che la musica in sottofondo fa da contesto che sembra un po' funny a questa roba. Però io vi giuro, da quando ho memoria di giocare a FIFA, vi assicuro che sono un botto di anni. A FIFA 18 ho iniziato la mia carriera professionistica, ma giocavo ovviamente da prima, quindi veramente sono all'interno di sto mondo da tempo. Vi assicuro che io non ho mai visto un anno così losco e ambiguo come quello di quest'anno. Cioè, stanno uscendo delle robe fuori che veramente io boh, veramente io boh. E mi fa veramente stranissimo dover registrare un video del genere dopo settimana scorsa dove c'è stato uno scandalo gigantesco. Non può succedere una cosa del genere con l'attenzione mediatica che al momento era rivolta nei confronti di EA sotto questo punto di vista. Onestamente, mi aspettavo qualcosina di diverso, mentre invece vi dico che la cosa che è successa stasera non dico che è più grave, ma ci si avvicina parecchio. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, direi di ripassare subito sulla schermata di Twitter, dove ci sono, diciamo, le prove di quello che sta succedendo. Cosa è successo? Ora che sto registrando il video, sia alle 8:30, è apparso questo messaggio, ovvero è un glitch all'interno della web app che mostra la modalità debug. Che cos'è la modalità debug? Non è altro che praticamente la modalità sviluppatore, ok? All'interno di un qualsiasi software, per cui dà accesso a tutti quelli che sono i meccanismi nascosti che ti danno la possibilità di poter intervenire e impattare direttamente sul gioco, ok? Quindi qua ci viene chiesto di fare screenshot per far sì che vengano mostrate tutte quelle che sono, insomma, le feature che è possibile andare a ritrovare. Questa è quella che è la schermata di debug. Selezione del linguaggio, disconnetti, attiva il playtime, about, user agreement, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo schemetto base. Che cosa ti dà la possibilità di fare questa fantastica modalità debug? Questa è la prima cosa che ti dà la possibilità di fare. Innanzitutto possiamo andare ad aggiungere pacchetti. Con la spunta scegliamo se sono scambiabili o non scambiabili. Possiamo aggiungere bronze pack, gold pack, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo andare a creare degli oggetti. È possibile andare poi a stabilire se aggiungere free coins, free pack, andare a creare dei player pick. Quindi potete fare il pick con tutti i migliori giocatori della FUT Champions, dei pick icon, eccetera, eccetera. Potete aggiungervi tutti quelli che sono i consumabili che vi pare. Potete andare a resettare i daily gift e entrare sulla web app prendendo il regalo giornaliero ogni volta. Potete andare a triggerare il captcha, ossia quell'elefantino che praticamente vi esce, ok? Ogni qualvolta entrate su FUT. Magari che state sniperando, eccetera, eccetera, per verificare quello che è la vostra identità. Qui un'altra foto vi fa vedere, insomma, tutte quelle che sono le feature che è possibile attivare all'interno della web app, la messaggistica, la leaderboard, la probabilità dei pacchetti, eccetera, eccetera. Questo ci interessa relativamente. Regà, adesso arriva una bomba. Set trade access. Blacklist. Whitelist. Greylist. Maintenance, ovvero mantenimento. Allora, questa feature dovrebbe andare a impattare sul mercato, ossia dovrebbe essere praticamente la feature che ti dà la possibilità di andare a poter accedere al mercato, non accedere oppure avere degli avvisi. Ok? Però, something losco, I don't know. Perché? Che bisogno c'è di chiamarla whitelist, blacklist, greylist? E poi, soprattutto, se basta un click. Ok, per bannare una persona dal mercato, tutte le volte che qualcuno viene bannato per errore, cosa loro, insomma, costa andare a schiacciare un tastino e liberare il povero malcapitato? È capitato un sacco di persone che conosco che per sbaglio sniperavano un bronzino a 10k per fare una SBC, mercato bannato forever, non hanno fatto nulla di male. E si diceva, no, non possiamo andare a sbloccare perché la procedura... Ma procedura di che? Un click. Stuck. Quindi vabbè, vi dico... già pure i nomi un po' mi puzzano. Così come, regà, mi puzza questo percentuale di drop all'interno del pacchetto bassa. Quindi
Quindi loro praticamente con una stringa di codice possono andare a fare percentuale alta, percentuale bassa, media, altissima, bassissima. E la possono piazzare all'interno di un account. Questa è la cosa più losca di tutte, a mio avviso. È la cosa più losca di tutte. Ed è quella che, diciamo, mi ha fatto un po' più storcere il naso, perché praticamente andrebbe a confermare un po' quelle che sono tutte le teorie semicomplottistiche che sono state rilasciate fino ad ora. Della serie, yeah, mi può manipolare i pacchetti, eccetera, eccetera. A quanto pare, forse, un fondo di verità c'è. Stavo gironzorellando per Reddit, dove insomma ho visto queste altre news, perché fondamentalmente c'è questa persona che si è ritrovato la modalità debug. E raga, e adesso tutti quelli che c'hanno sto bug, GG, 20 milioni di crediti, 9 miliardi di crediti, tutto icon droppate all'interno dei propri account, la whitelist eccetera eccetera, la possibilità di quegli screen che vi avevo fatto vedere. Cioè, adesso fondamentalmente c'è una quantità di gente che si è ritrovata praticamente un potere economico inimmaginabile. E tu devi andare a vedere adesso se EA se ne riesce a rendere conto e va a togliere sti crediti, ste carte, eccetera, eccetera. Perché questo impatta a 360 gradi su tutto l'ecosistema. Perché una volta che tu ti sei ritrovato la modalità debug inserita nell'account e ti sei bombato l'account, questo magari va a impattare pure sul mercato, perché essendoci molti più crediti che girano, se questo è stato un bug a larga scala, i prezzi dei giocatori aumentano, perché avendo più potere economico, ovviamente, il venditore ti va ad alzare il prezzo, e il mercato di queste cose se ne rende conto. Quindi un'altra situazione, onestamente, che non mi aspettavo proprio dopo tutta l'attenzione mediatica che c'era nei confronti di EA. Io anche qua spero che ci siano delle risposte ufficiali, in maniera tale che, insomma, si riesca a risolvere, ma non dico risolvere, ma almeno una compensazione nei confronti di chi fino ad ora non si è accattato un icon, non ha avuto la modalità così, che diamine, dateci almeno un pacchetto oro rari, per dire, una cagata. Cioè, è un attimino una situazione che inizia a diventare un po' frustrante verso quella che è la community, che è il motore pulsante del gioco, no? E della maggior parte dell'utenza che alla fine porta avanti FIFA ogni anno. Così come un'altra tematica che volevo inserire all'interno di questo video è la risposta che EA ha dato al Mirror, il quale appunto si interrogava sulla possibilità che i pro player dovevano ogni anno andare a spendere determinate cifre per poter competere. Che cosa risponde EA? Che FIFA Ultimate Team è un gioco all'interno del quale la skill è importante a 360 gradi, quindi non solo tu devi essere bravo a giocare, ma ci dice che ogni giocatore professionista o competitivo deve essere anche in grado di mostrare la propria skill per poter essere considerato abbastanza efficiente anche a livello di trading, compravendita, gestione dell'economia, squad rotation, ovvero cambiare i giocatori e completare le diverse sfide. Ma chi sono? Ma Karl Marx! Ma io posso mettermi là con i grafici, le criptovalute, i giocatori che fanno su e giù, eccetera, eccetera. Cioè, stringo la mano a tutti quelli che fanno compravendita, però giustamente magari come io mi focalizzo un po' più sul competitivo o sul resto, loro si focalizzano sulla compravendita e spendono il tempo che spendono per fare compravendita. Ma io se dovessi pensare a passare 6 ore sulla compravendita, 4 ore a allenarmi, 3 ore a fare magari un contenuto, 2 ore a streamare. Oh! Yay! Ma chi sono? Marx, ribadisco, che cos'è qua? Ma io, boh, vi giuro, boh, sono contrariato, dove sta il biglietto? Cioè, non... teoria keynesiana, boh, veramente, cioè, questa risposta qua pure mi ha fatto accapponare un attimino la pelle. Cioè, come tu puoi andare a dire soprattutto che all'interno del gioco tu tutte le carte che ci sono le puoi comprare senza shoppare? Eh sì, certo, Ronaldo Prime Moments con la compravendita quando la prima qualifica a novembre. Ma mi scusi, signora EA, come dovrei fare? Come dovrei fare io a procurarmi le carte semplicemente con la compravendita? Mi sembra un po' una parata di culo sotto questo punto di vista. E raga, oggi doveva uscire, ripeto, il video delle icone Prime, uscirà in questi giorni. Ci tenevo a portarvi questo video di informazione, ormai sono la vostra iena preferita, l'ho capito. Mi sta bene questo ruolo all'interno della community. Vabbè. Scherzo, fatemi sapere voi che ne pensate con un bel commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale, facciamolo girare sto video così come abbiamo fatto girare quello delle icon
dello scandalo delle icon. Io sono veramente amareggiato. In descrizione, raga, trovate tutte le info sulle live giornaliere della piattaforma Viola. Un salutone dal vostro Liberoschi, raga. Ancora contrariato e niente. Bella.